One day! Io sono barbuto, ma non ho la barba. Benvenuti! Oggi è incredibile, siamo a Londra. Per chi mi segue su Instagram avrà già visto questi spostamenti, avrà già visto che sono partito. Vi faccio vedere un po' la vista da camera mia. E adesso vi faccio vedere tutta la casa dove alloggerò dal 29 al 3 dicembre. Gennaio, mi dicono dalla regia. Questo video probabilmente lo vedrete a gennaio, perché ne registrerò tanti qua a Londra che poi pubblicherò dopo quando torno, perché per dicembre ero già portato avanti. Sei stato il Francesco Il Niño al ritorno. Sono qua con Bea, ovviamente. Te la sei già fatta bella, io mi sono svegliato da 10 minuti almeno. E guardate che stile, incredibile, eh? Questo cappello da pescatore. Ciao Gabri. E qua c'è il bagno, vabbè. Si scende. Oddio, mi sono impigliato. Qua c'è tipo una, non so come chiamarla, una stanza con la vista sulle tipiche, tattiche classiche, case classiche londinesi. Ci abbiamo una cucina, non c'è nessuno. Poi si scende ancora, questa casa altissima. Altre scale, altra moquette, altra scala. Altra classica scala classica londinese. Qua c'è un'altra cucina che è a piano terra, quella che usiamo principalmente. Siamo arrivati qua ieri sera, siamo venuti, ci siamo fatti un bel tè caldo e l'abbiamo bevuto. Qui un salotto, guardate che figata, tutto qua aperto. E lì abbiamo una porta magica. Qui si esce e abbiamo questo giardino pieno di cachi. Tipo ieri, non lo sapevamo, abbiamo pestato tantissimi cachi, guardate. E poi qua c'è tutta questa bella vista. Qua è bellissimo, la sera c'è il tramonto. È una figata, infatti ho fatto un po' di foto, andatela a vedere su Instagram. Bello. Poi c'è questa cosa che non so cosa sia. Vabbè, un tavolino. E questa è la casa vista da fuori, dal retro. Dopo ve la faccio vedere anche da davanti. Quindi questo qua è stato un breve tour della casa. Ve l'ho fatta vedere proprio velocissimamente, perché ci tenevo a farvela vedere. Sono molto contento, è davvero bella, comoda. Ci sono un sacco di cose e si sta strabene. Poi è in centro, quindi siamo comodissimi. Ieri, che è stato il primo giorno, ci siamo fatti un giretto così. Siamo andati a vedere un po' di cose, ma ancora niente di che. Visto che era il primo giorno, abbiamo fatto qualcosa di blando. Feliz Navidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Siamo andati a Chinatown, abbiamo mangiato cinese. Allora, i programmi di oggi sono andare a London Eye e poi a Winter in Wonderland. Ho deciso di lanciare un trend su Instagram, ma lo porterò anche qua su YouTube, ovvero tutte quelle cose che facciamo noi italiani classiche, le classiche cose da italiani classiche a Londra. Noi faremo i tipici italian, avremo comportamenti da tipic italian, faremo un sacco di cose da tipic italian. E quindi hashtag tipic italian. Eccola, eccola che fai TikTok. Ciao Gabri. Questa è la nostra casa vista da fuori, molto bellina, molto bellina. Casa da 300.000 euro per il 500. 500. Lo sai, ho comprato. Questa macchina ci è andata in... L'abbiamo rubata ieri sera per tornare a casa. Questo è il quartiere, eh? Questo è il quartiere. Questa è la zona, eh? Pericoloso. Costoso. E niente, adesso si va a far colazione, incredibile, tipic Italian. A far colazione. Sono venuto da McDonald's per fare una colazione strepitosa, perché qua a Londra in McDonald's c'hanno un sacco di cose. Ho preso questo che è un tipo un toffee coffee. Cioè è tipo un caffè del topping. E poi ho preso una ciambella, ma non era così la ciambella. Adesso andrò a cambiare. Allora, sono andato a cambiare donut, ma sono stati così gentili da lasciarmi il mio. Ed ecco quello che volevo io. Millionaire donut. Oh, questo sì che è un donut. Bene. Bene. Come no, billionaire. È il buco. È un buco senza donut. È un buco senza donut. Mamma mia. Caramello? Caramella. Cheers. La sua faccia è sconvolta. Ah no raga, dobbiamo scendere. Oh cazzo.
fuck. Siamo arrivati, siamo arrivati. Ecco London Eye, è gigantesco, raga. E lì hanno messo un'attrazione nuova. È tipo un calcio in culo, però gigantesco. Quindi ora dovremmo andare su London Eye. E niente. Vi faccio vedere un po' quello che c'è qua. Sono a Green Park e come vedete, come vi ho fatto vedere, ci sono scoiattoli, paperelle, delfini, pinguini. Tutto c'è qua a Green Park. Poi ci abbiamo il laghetto di Green Park. Mi chiamavano la guida turistica Typical Italian in London. Però oggi vi porto a vedere la casa di una mia amica che è piena di soldi. C'ha un casone enorme. La Eli, la mitica Eli. C'ha un casone, la Eli. Adesso vi faccio vedere, aspettate che qua. Sempre, ogni volta che vengo a casa sua, non mi apre il cancello, tocca scavalcare. Typical Italian. No, ve la faccio vedere da qua, guardate questa qua, che casa che c'ha. Ma lì c'è anche il Marco. Marco! Ciao Marco! Oddio, corri, corri, amore! Appena in tempo, ci stavano per investire qua. Sono stato quasi investito a Londra. Ah, mi sa che oggi ha invitato un po' di gente la mia amica. Allora, io vi faccio vedere la casa della mia amica Eli. Voi la potete chiamare in tre modi, perché lei si fa chiamare in tre modi. Si chiama, fa chiamare Eli, Betta e Lisa. Capito? Eli, no, Eli, Lisa e Betta si fa chiamare. Vieni qua. Ho trovato una cazzo di nocciolina sottoterra. E basta, adesso se ne va. Ce l'ho fatta. Il London Eye per questioni problematiche interne ed esterne è balzato, troppa fila, 4 ore di coda. Quindi stiamo andando a Winter Wonderland. Che cazzo sta facendo? Ecco che saliamo sull'autobus a due piani. Correva l'autobus. Non volevi fermare con le mani. Una è andata e l'altra è andata. Saliamo con Parima. Typical Italian, che filmano anche in autobus. Saliamo. Dove sarà il nostro amico di merenda? Eccolo qui. Niente, mi si è preso il posto da solo. Dove ci mettiamo? Dov'è Bea? Dove andiamo? Eccoci. Guarda dove dobbiamo scendere. Dove? Abbiamo assistito da sola. E qua. Sì. Eccoci. Siamo qui, siamo arrivati. Winter Wonderland. God damn.
derp 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 derp